E il prossimo presentatore è professor Sergio Tanzarella. Suppongo che condividerà la medesima sensibilità di René Michaleff, dato il suo continuo e ben noto impegno negli affari sociali. Professor Tanzarella è professore ordinario di storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Napoli, esperto della storiografia antica e medioevale ed è tra i pochi studiosi della storia che dedica una particolare attenzione anche alle tendenze contemporanee in prospettiva di futuro. È uno studioso quindi di cui alla mia lingua si dice qualcuno che mantiene il suo dito sull'arteria dell'era. Questo sarà un forte punto comune con la teologia di Papa Francesco. Professor Tanzarella, la parola è sua. Molte grazie. Innanzitutto ho appreso adesso, sono venuto invitato per 10 minuti, invece ho appreso adesso che i minuti si sono raddoppiati a 20, per cui una cosa che non capita mai, molto positiva. Devo anche subito dare il saluto del decano della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi, il professor Pino Di Lucio. E un ringraziamento da parte sua e anche dei colleghi per questa iniziativa. E speriamo anche in vista di collaborazioni future fra noi, alcuni di noi insegnano anche in Gregoriana e speriamo di avere anche qualche possibilità di invitare qualcuno della Gregoriana da noi. E noi siamo una piccola realtà, ovviamente, una ex capitale come Napoli, ma siamo anche una realtà abbastanza vivace. Un po' la produzione delle nostre ricerche, un po' in quelle pagine che ho portato dei nostri libri. E il primo elemento è che quando Papa Francesco ha accettato, ci ha chiesto da subito che voleva leggere le nostre relazioni. Questo è un particolare che ci ha molto sorpreso e colpito perché le ha volute leggere, perché ha fatto capire che aveva necessità di leggere per poter scrivere la sua. Tant'è vero che quando ha tenuto la sua relazione qualcuno ha osservato: ah, ma sembra che il Papa abbia quasi letto, sapeva già quello che dicevate. Sì, le aveva lette. E questo ci ha molto confortato perché in alcuni punti ha ripreso e ha sviluppato quello che noi abbiamo accennato nelle nostre relazioni. E al tempo stesso devo anche dire, è giusta questa osservazione, ma ognuno di noi aveva soltanto 15 minuti. Possono capire come abbiamo dovuto costringere gli autori nei tempi che sono stati rispettati e poi la richiesta è stata che i testi non fossero modificati rispetto a quello che è stato letto. È evidente che colleghi avrebbero scritto molto di più in forma più analitica, ma questo era il senso del convegno anche per la presenza del Papa. E la sua venuta in qualche modo, se mi permettono il paragone, è stata simile alla scelta di aprire la Porta Santa nel cuore dell'Africa. Ecco, è venuto a parlare di teologia in una piccola realtà di periferia come Napoli oggi. Secondo punto, siamo a 7 anni dal pontificato, dall'inizio del pontificato, vedo in questi ultimi tempi un grande interesse che forse all'inizio non c'era. Quando spingevo soprattutto gli ex studenti a occuparsi di Papa Francesco, ex studenti diventati poi insegnanti di teologia, mi sentivo rispondere: ma perché dobbiamo occuparci di un Papa che non è teologo? Ecco, le cose sono cambiate, anche loro hanno cambiato idea. Allora alcuni di noi storici, che come mandato, come ministero, si rivolgono allo studio dei papi morti, non del Papa vivo, ci siamo dovuti occupare in supplenza del Papa vivo nei primi anni. A questo punto siamo rimasti con questo interesse nel piccolo gruppo di storici che abbiamo a Napoli. E in particolare però vorrei proporre questa idea che vi sono oggi tre documenti che possono essere ritenuti decisivi per un ripensamento della formazione teologica e tutti nell'arco di un anno. Quello
sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, la relazione che il Papa ha fatto a Napoli, sottolineo relazione perché il Papa è venuto come convegnista, questo ha sorpreso molto anche gli ambienti locali, pensavano a cose buonissime, una vista pastorale, sono cose buone queste, ma no, il Papa ha chiarito che partecipava al convegno, avrebbe fatto solo questo, e questo soltanto ha fatto. Sottolineo anche questo ha creato parecchia sorpresa, è arrivato un quarto d'ora prima dell'inizio del convegno, ha ascoltato tutto e poi dopo è intervenuto. Sono particolari, ma non sono scarsamente significativi. L'ascolto è stato davvero molto attento e profondo, dalla lettura delle relazioni alla partecipazione al convegno. Dunque, dicevo, secondo documento, quello che il decano ha definito giustamente un memorabile discorso, e davvero è stato un memorabile discorso, e poi l'ultimo discorso, appena di domenica, all'incontro con i vescovi del Mediterraneo. Mi sembra che questi tre documenti tracciano un percorso per un ripensamento della formazione teologica, un progetto formativo nuovo. Un primo punto è quello relativo al documento sulla fratellanza. Le religioni non incitano mai alla guerra. Cessare la strumentalizzazione delle religioni per incitare all'odio e alla violenza. Questo ha una valenza straordinaria nello studio della storia della Chiesa del passato e ha una valenza straordinaria per il presente. Mi sembra che sia un'affermazione dirimente e mi permettano però l'osservazione su perché insisto su questi tre documenti. Perché noi addetti ai lavori ovviamente ci lavoriamo e ce ne interessiamo, ma complessivamente, nonostante l'appello accorato fatto nel documento e fatto dallo stesso Papa Francesco, il documento sulla fratellanza rischia di essere praticamente quasi mai conosciuto da nessuno. Questo è un dato rilevante, ne parlo a ragion con causa piena perché verifico incontri con seminaristi in varie istituzioni teologiche alla richiesta «Ma avete letto il documento?» a stento si sa che è stato scritto. Tra l'altro li incoraggio sempre dicendo «Ma sono poche pagine, non è un libro di teologia». Sono poche pagine, si possono leggere facilmente. Questo dà l'idea anche di un vuoto, c'è uno scarto fra quanto Papa Francesco sta scrivendo e compiendo e poi la conoscenza diffusa anche da parte di coloro che dovrebbero essere in qualche modo addetti ai lavori. Il secondo punto, il discorso all'incontro con i vescovi del Mediterraneo, nel quale Francesco riprende molti dei punti della relazione di Napoli, non cita testualmente, ma in realtà i contenuti sono gli stessi, e in questo discorso insiste sul valore teologico del dialogo e il valore teologico dell'accoglienza. E questo punto come metodo di insegnamento e di studio. Lo voglio soltanto riprendere, tra l'altro è così recente, forse non tutti lo hanno ascoltato o l'hanno già letto. C'è bisogno di elaborare una teologia dell'accoglienza e del dialogo che reinterpreti e riproponga l'insegnamento biblico. Può essere elaborata solo se ci si sforza in ogni modo di fare il primo passo e non si escludono i semi di verità di cui anche gli altri sono depositari. In questo modo il confronto tra i contenuti delle diverse fedi potrà riguardare non solo le verità credute, ma temi specifici che diventano punti qualificanti di tutta la dottrina. Non mi fermo su questo passaggio, questo è compito dei teologi, non degli storici, ma mi sembra che qui c'è una possibilità di sviluppi straordinari e anche forse inattesi. Ma venendo alla relazione che Papa Francesco ha fatto a Napoli, vorrei solo sottolineare alcuni punti molto rapidamente perché possono aprire forse un orizzonte futuro. Innanzitutto, il tema della scuola di teologia e del metodo dialogico. Le scuole di teologia, ha affermato il Papa, si rinnovano con la pratica del discernimento e con un modo di procedere dialogico, capace di creare un corrispondente clima spirituale di pratica intellettuale. E qui c'è da farsi una domanda se anche nell'insegnamento si applica questo metodo.
forse ci sono dei limiti, occorrerebbe fare un ripensamento anche proprio dell'insegnamento, anche, oltre che della ricerca. E mi sembra che sia una relazione la sua fortemente impegnativa ed evocativa al tempo stesso, ma anche, mi si permette il termine, fortemente rivoluzionaria e provocante. E vado oltre, mi sembra anche che sia un invito a disimparare, non soltanto a imparare, ma a disimparare. Disimparare la giustificazione delle guerre, la precettistica senza coscienza, una teologia assertiva e problematica, e potrei continuare, mi fermo qui, ma capiscono quali sono i temi aperti. Secondo punto, ed è stato richiamato, un tema non secondario, il meticciato. Mi ci fermo perché è presentato più volte da Papa Francesco come ricchezza, reciproca inculturazione e ascolto, ma mi ci fermo in particolare perché giustamente coloro che non si trovavano qui nel 2005 non sanno che sul meticciato il presidente del Senato Pera, intervenendo al meeting di Comunione e Liberazione nell'agosto del 2005, segnalò il meticciato come il grande pericolo per la cristianità. Ma l'aspetto più grave non è che il Presidente del Senato avesse fatto questo discorso al meeting di Comunione e Liberazione tra gli applausi delle migliaia di presenti, ma che diversi teologi applaudirono a tutto questo e devo dire mi complimento con loro perché sembra che abbiano cambiato idea in questi 15 anni. E lo dico perché sono stato fra i pochi che ha osservato la gravità di quelle affermazioni. E poi quando ho sentito più volte il Papa ritornare su questa ricchezza del meticciato, sono stato particolarmente lieto perché non avevamo sbagliato forse a pensarla diversamente. Ma non mi ci fermo ulteriormente su questo. Lo troveranno nel testo, ma giusto un riferimento, il Mediterraneo è proprio il mare del meticciato, un mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre aperto all'incontro, al dialogo, alla reciproca inculturazione. Il meticciato che era stato presentato allora era stato visto proprio come un pericolo per la cristianità. Perderemo la nostra identità a causa del meticciato. E, ulteriore punto, il punto è quello relativo all'ascolto della storia, che riguarda un po' anche il mio mestiere. Ha affermato il Papa, il dialogo come ermeneutica teologica presuppone e comporta l'ascolto consapevole. Ciò significa anche ascoltare la storia e il vissuto dei popoli che si affacciano sullo spazio mediterraneo, per poterne decifrare le vicende. Questo è un passaggio decisivo, perché da questo passaggio ne deriva anche che altri devono essere gli spazi nello studio teologico della storia della Chiesa, e mi permetto di dire anche a livello di studi iniziali. Contesto fortemente, come ho fatto sempre, la storia come spesso presentata nei nostri studi teologici, una storia cronologica, memorizzazione, aproblematica, manualistica, non è questa la storia della Chiesa. Quando ho cominciato a insegnare, molti anni fa, per incoraggiarmi, un anziano teologo che mi accoglieva mi disse «Oh, professore, non si preoccupi». E io dice «Non sono preoccupato». Dice «No, va bene, ma basta che lei dà un'infarinatura». A me l'idea di infarinare gli studenti non mi convinceva molto sin dall'inizio. E mentre ancora questa linea viene perseguita, ne do solo una dimostrazione. È abominevole pensare, proporre un corso di storia della Chiesa antica e medievale. È ovvio che ciò che ci si aspetta è proprio la memorizzazione. Nessuno, anche al peggior nemico, potrebbe mai prescrivere un esame su 1000 anni di storia. Non dico altro, a parte la specializzazione di ciascuno dei docenti. E questo vale nella maggioranza delle facoltà, degli studi teologici del mondo, purtroppo. E
non mi fermo ulteriormente, ma mi sembra che proprio Papa Francesco ci suggerisce, non sono fantasie, qualcosa di diverso. Noi abbiamo elaborato un piccolo libretto, Papa Francesco e la storia della Chiesa, perché come storici ci sentiamo interrogati fortemente dal ripensamento che Papa Francesco sta facendo sulla storia della Chiesa, anche se non è questo il suo compito, non fa lo storico, eppure ne cogliamo la straordinaria ricaduta nella storia della Chiesa, nell'insegnamento della storia della Chiesa. Quarto punto, questo molto importante, ma vale non solo per i teologi, vale per gli intellettuali in generale, è quello del lavoro interdisciplinare. Gli intellettuali, noi intellettuali, siamo caratterizzati da un forte individualismo, questo dobbiamo riconoscerlo. Papa Francesco ci indica che questa è una strada sbagliata o limitata. In queste sue parole i teologi sappiano lavorare insieme in forma interdisciplinare, superando l'individualismo nel lavoro intellettuale, abbiamo bisogno di teologi, uomini e donne, presbiteri, laici e religiosi. Questo è stato un passaggio molto importante, richiamare tutte queste categorie, che in un profondo radicamento storico ed ecclesiale, al tempo stesso aperti alle inesauribili novità dello spirito, sappiano sfuggire alle logiche autoreferenziali, competitive e di fatto accecanti che spesso esistono anche nelle nostre istituzioni accademiche. E questo penso deve invitare tutti noi, non qui in Gregoriana ma in altri ambienti, a ripensare fortemente, a confrontarsi con questo passaggio direi decisivo. Adesso capiscono anche perché, concluso il convegno, abbiamo ricevuto molti complimenti, molti ringraziamenti. In assoluto quelli che hanno ringraziato di più sono stati i biblisti. Direi tutti i biblisti che insegnano da noi ci hanno ringraziato, anche quelli con cui non ho grandi rapporti, ma tutti, telefonate, email, sorprendente, non avevo mai pensato potesse accadere questo. I teologi sono stati pochissimi. Questo, tanto più allora il fatto che loro hanno organizzato questo incontro è per noi molto di conforto e significativo. E dunque questo aspetto importantissimo del lavoro interdisciplinare, siamo ancora molto lontani dal concepire questo, forse questo non solo è l'individualismo, dicevo, molto diffuso tra gli intellettuali, ma questo forse risente anche di una teologia che ha seguito e continua a seguire una certa manualistica, suddivisione, i trattati, tutte cose sicuramente buone, ma forse adeguate al passato. Oggi forse va ripensato questo. Io non ho nessun titolo per dire come si deve fare, però avverto questa necessità e mi sembra che il Papa ci dà questa indicazione. Dovete ripensare, anche perché questa didattica forse non porta dei grandi risultati. Anche questo. E penultimo punto, è una teologia, sostiene il Papa, che contribuisce all'edificazione di una società giusta. Qualche collega mi ha detto, ma sai che non avevo mai pensato, nessuno mi aveva mai insegnato che quello che io faccio può avere una valenza anche nella costruzione di una società giusta. E questo ci dà l'idea del limite, no? Dell'insegnamento che ha ricevuto, del compito che ha, che avverte, è fraterna. In cui la cura del creato e la costruzione della pace sono il risultato della collaborazione tra istituzioni civili, ecclesiali e interreligiose. Anche questo rompe totalmente la settorialità, il chiuso, apre veramente, veramente segna l'uscita. Che cos'è l'uscita? È questo. Infine, un altro punto importantissimo è quello dell'incarico che spetta ai teologi. Ai teologi spetta il compito di favorire sempre nuovamente l'incontro delle culture. Ma capiscono, il Papa carica fortemente i compiti che abbiamo tutti noi che lavoriamo in questo ambito di ricerca, con le fonti della rivelazione e della tradizione. E qui c'è un passaggio decisivo. Le antiche architetture del pensiero, le grandi sintesi teologiche del passato, sono miniere di sapienza teologica, ma esse non si possono applicare meccanicamente alle questioni attuali. Questo è il grande limite. Io percepisco e raccolgo che sovente queste miniere vengono utilizzate, che restano miniere importantissime, ma poi si pretende di affrontare con queste miniere in modo meccanico le questioni attuali. Senza offendere nessuno, c'è da chiedersi se Tommaso,
ha previsto tutto quello di cui dobbiamo discutere nel presente. In altre parole, forse alla ricerca degli attributi di Dio e di sapere esattamente chi è Dio, dove è Dio, quanto è alto, quanto è profondo, si rischia poi di mettere da parte il senso ultimo, che è quello della relazione e dell'amore. Questo limite talvolta mi sembra che sia stato superato. E infine, un appello, direi accorato alla fine della relazione, è quello alle strutture leggere e flessibili. Strutture leggere e flessibili che manifestino la priorità data all'accoglienza e al dialogo, al lavoro inter- e transdisciplinare e in rete. Gli statuti, l'organizzazione interna, il metodo di insegnamento, l'ordinamento degli studi dovrebbero riflettere la fisionomia della Chiesa in uscita. Tutto deve essere orientato negli orari e nei modi a favorire il più possibile la partecipazione di coloro che desiderano studiare teologia. Oltre ai seminaristi e religiosi, anche i laici e le donne, sia laiche che religiose. Mi sembra che questo sia un appello accorato che registra un'esclusione, con le dovute eccezioni, ma un'esclusione che ancora oggi vige nelle nostre comunità, nei nostri centri di ricerca. E questo mi sembra che sia forse la cosa più impegnativa, ma anche più semplice se si volesse realizzare, mentre si ripensa il percorso di formazione, intanto si potrebbero creare le condizioni per permettere a tutti coloro che desiderano impegnarsi, di poter accedere a questi studi, mentre ancora, come sanno, vigono principi di esclusione in alcune istituzioni accademiche nei confronti dei laici e delle donne. Parlo degli studi teologici annessi ai seminari. Non c'è veramente nessuna possibilità di capire perché questo continua a essere così, escludendo in realtà, che non sono Roma, ma sono piccoli centri, di fatto la possibilità della partecipazione, insieme al tema degli orari, che chiaramente non permettono l'accesso a coloro che al mattino sono impegnati al lavoro. Ma questo, direi, è l'aspetto apparentemente secondario, ma mi sembra davvero un accorato appello, perché il discorso del Papa si conclude proprio con questo appello e con queste parole. Tante grazie, professor Panzarella. Ho dimostrato per me in una maniera molto convincente il ruolo indispensabile dello storico nella teologia. Un ultimo atto dovuto in un tale evento è normalmente, seppur non necessariamente, dare la parola all'autore o ai editori. Mi dispiace molto la mancanza di professor Secondo Bongiovanni, l'altro editore dell'opera, poc'anzi presentata. Però professor Jerry Whelan, carissimo collega, è presente. Abbiamo festeggiato il tuo esito accademico, Jerry. Chiedo in una maniera informale, quasi banale, avresti qualcosa da dire in riguardo in 2 minuti? Molte grazie Padre Ferenz, un grande amico che mi conosce bene, quindi 2 minuti come una restrizione devo osservare. So che questa è stata una cosa di 2 libri, ovviamente, quindi il mio libro è soltanto la metà, forse 3 punti. Ringraziamento alla casa editrice IDB, non so se c'è una rappresentante qui oggi, hanno... No, d'accordo, ma ricordiamo che è il punto molto interessante di Padre Corkery. In certi rispetti la traduzione ha prodotto un testo migliore che l'originale. Quello è qualcosa da dire di una casa editrice. Però ringraziamento per il libro La casa editrice originale, Paulist Press. E come ha riconosciuto il professore Bongiovanni, e lo scopo di Paulist Press è di toccare studenti, relazionare a studenti del primo ciclo,
di teologia, diciamo. Quindi questo libro è stato orientato in quella direzione. Peraltro è soltanto il primo libro di una nuova collana di libri, di una collana che si chiama Teologia alle frontiere, quindi in seguito di Papa Francesco, per appoggiare tematicamente diversi aspetti di questo nuovo iniziativo, questo nuovo approccio di Papa Francesco. Secondo punto è pubblicità. Esiste un Lonergan Club qui alla Gregoriana, ho la mia collega Stefania Di Vito, un biblista lonerganiana, peraltro, che è stata contenta senza dubbio del commento sui biblisti che hanno apprezzato la conferenza di Napoli. Può prendere il vostro email se siete interessati. Ogni mese abbiamo un seminario informale di lettura di cose di Lonergan, ma molti vogliono essere sull'elenco per essere informati di che cosa studiamo questo mese, anche se non vengono. Quindi la professoressa può prendere il vostro indirizzo email se volete. Terzo punto, a livello un po' accademico, spero che padre Corker, il mio grande amico, non mi ha messo nei guai parlando delle mie critiche di certe posizioni magistrali, eccetera. Non ho il tempo adesso, ma soltanto da dire che ci sono sfumature nel libro. Nonostante il fatto che è un po' semplice, dedicato al primo ciclo, per esempio che c'è una critica lonerganiana di tendenze progressista nella Chiesa, che è vero il pericolo di relativismo, secondo Lonergan. Lonergan, per certi teologi negli anni 70, ha parlato del debacolo della teologia dopo Concilio. Quindi ci sono due lati della posizione sua. E, quindi, per esempio, parlo anch'io, i progressisti che sono di consapevolezza storica, però non senza una vera conversione intellettuale, secondo Lonergan, secondo me hanno una tendenza nello studio dei segni dei tempi di essere troppo ottimisti e di non distinguere ciò che descrive Lonergan, il declino dal progresso e poi la redenzione, che sono diverse realtà, dimensioni dei segni dei tempi sempre. Quindi soltanto questo punto. Ma finisco così, e forse parlo anche per i due libri, che siamo qui per provare a riconoscere e nominare un kairos nella Chiesa, nel pontificato di Papa Francesco. Abbiamo visto peraltro Papa Giovanni Paolo che ha riconosciuto il kairos nel suo paese di Polonia con il movimento di Solidarnosc e ha avuto la dessterità, diciamo, di velocemente appoggiare quel movimento e ha cambiato la storia quasi in risultato. Io credo che tocca a noi teologi di afferrare il kairos che rappresenta Papa Francesco a questo momento, perché vediamo c'è opposizione, non sappiamo il futuro, se questo momento sarà afferrato per il lungo andare o no, in un certo senso tocca a noi. Noi abbiamo la nostra responsabilità di discutere le cose come abbiamo fatto questa sera, e speriamo che i nostri tentativi possano aiutare questo grande momento della Chiesa adesso. Molte grazie. Tante grazie, professor Jerry Dillon. Cari colleghi, cari studenti, cari ospiti, in questa presentazione dei due libri abbiamo trattato il tema della teologia dopo Veritatis Gaudium dal punto di vista interdisciplinare e contestuale. L'evento è stato pensato e voluto anche per rafforzare il legame tra due istituzioni gesuitiche, imprese che mai risultava molto facile nella storia. Spero che tutti voi proviate ciò che provo io. L'evento è stato molto arricchente ed ha avuto diversi nuovi orizzonti nel comprendere il magistero e le tendenze attuali della Chiesa
e la teologia del Papa. Tutto questo grazie ai nostri relatori, ai quali vi invito gentilmente di esprimere tutta la nostra gratitudine con un applauso.